Serata noiosa, nulla da vedere in TV. In questi casi, ricordate che lui vi ha lasciato un segnale. Salve a tutti cari amici, bentornati o benvenuti nel nostro 17° episodio di Mass Effect 2 Legendary Edition. Sempre se i nostri calcoli sono esatti, io ci metto sempre se, dovrebbero essere esatti. E oggi andremo avanti con la seconda parte del nostro secondo DLC che stiamo portando, Omega. Dunque, dobbiamo tornare sulla cittadella. Come ben sapete, io ho fatto delle transizioni, ho comprato delle cose che vedremo direttamente in gioco. Andiamo direttamente al Molo 42, dove ci aspetta l'emissario di Arya T'Rourke, come da mail che lei ci ha inviato nella parte bonus, come ben sapete, dell'ultimo episodio. Andiamo. Sei tu, Bray? Il grande comandante Shepard. Magari avessi il mio taccuino per gli autografi. Poche storie. Portami d'aria. Seguimi. Allora, dov'è? Shepard. Aria, quante scene. A Purgatori ci sono troppi occhi ora. Immagino che tutto questo riguardi Omega. Riguarda la tua guerra, Shepard. Cerberus può arrivare ovunque ora che controlla i sistemi Terminus. La conquista di Omega è dilagato nell'intera galassia. Anche l'Alleanza l'avrà notato. Vieni al dunque. Cosa pensi di fare? Cacciarli via. Ho una flotta di navi mercenarie. Penetreremo le linee nemiche per abbordare la stazione. Una volta su Omega ci sarà da combattere. Ecco perché ti cercavo. Esigo solo il meglio. Al comando delle forze d'occupazione c'è il generale Oleg Petrovsky, lo stesso che mi ha esiliata. Mai sentito? È lo stratega di punta e un'arma segreta dell'uomo misterioso. Ma ti basti sapere che è un bastardo senza scrupoli. Cosa ti aspetti di affrontare? Che informazioni hai sull'occupazione? Petrovsky ha un esercito imponente che tiene Omega sotto scacco. Non so dirti altro. Quindi stai improvvisando? Per niente. Omega ha segreti che solo io conosco. Segreti che ci daranno un bel vantaggio. Una cosa è certa. L'invasione di Petrovsky è stata meticolosa e brutale. Quello è capace di tutto. Potrei dire lo stesso di te. Mi ricorda qualcuno. So di avere una certa reputazione. Mi detestano. Governavo Omega con il pugno di ferro. Ma la gente era libera, poteva fare quel che voleva. Con me era così. Quell'uomo ha rovinato tutto e ora la pagherà cara. Quando Omega sarà di nuovo mia, avrai tutto ciò che possiedo. Navi, truppe, ESO, tutto per la tua guerra. Dov'è l'inghippo? Alcuni tuoi amichetti non mi vanno molto a genio. Perciò dovrai rinunciare alla Normandy e al suo equipaggio. La gente che ci sa fare. Allora diciamo che ti voglio tutto per me. Bray ti dirà dove trovare la mia flotta. Ah, vedi di non spifferare tutto a mezza cittadella. La flotta è nascosta in questo sistema. Avvisami quando stai arrivando. Io e Arya ti aspetteremo sulla nave di comando. Non vedo l'ora di scoprire cosa c'è dietro.
Ok. Quindi Aria ci vorrà il suo comando dopo che ci avrà dato le truppe. Allora, Trainor. Comandante. Ok, non c'è nulla. Proseguiamo con DSI di Omega. Allora, ecco qua la flotta di Aria. Vedete che si è stesa. Incontrati con la flotta di Aria. Entra nell'orbita. Un insieme di navi da guerra, trasporti e caccia gli ordini di Aria Trioc. Attracca. Quindi è stato esteso, come vedete, il sistema serpente, la nebulosa serpente. Ed eccoci qua. Allora, ragazzi, abbiamo i Typhoon 3. Ho comprato l'arma spettro. Ragazzi, è una bomba quest'arma. Guardate solamente la capienza, il peso è eccessivo e la cadenza di fuoco è una vera bomba, ragazzi. Quindi abbiamo Aria come altro personaggio che provvederemo ad armare con praticamente le Viscerator. Fa questo rispetto al katana. Il rider è molto forte, quindi metteremo la T-Rider a lei e andremo di modifiche. Le armi ne abbiamo una sola, perfetto. E poi lei, oltre al fucile a pompa, quindi potrebbe essere un ricognitore lei, guardiamo le mitragliatrici, ne abbiamo solamente una e gli faremo le modifiche per le armi. Gli possiamo aumentare la capienza, questo riduce il peso. Ok, abbiamo la bocca da fuoco migliorata e io ridurrei il peso, ragazzi, perché lei sicuramente è una biotica, quindi direi che ok, accetta. Shepa e Aria, perfetto, confermo. Allora, Aria ha 49 punti, vedete abbiamo le abilità da boss Asari, quindi incominciamo a potenziargli queste che sono le sue abilità passive. Allora, 40% di danno e poteri, io direi 40% assolutamente danno e poteri, 20% danno, 40% di danno dei poteri assolutamente, bonus di salute e scudi e incrementa i bonus di salute e scudi dell'intera squadra. Io lo farei, noi siamo già abbastanza tank, quindi lo farei su di lei, specifica. Ok, poi abbiamo la sferzata. Questo sembra molto bello, ragazzi. Abbiamo il saccheggio, la conflagrazione. Allora, sono tutte forti come abilità. Io non voglio perdere molto tempo. Quindi andiamo avanti nella conflagrazione. La velocità di ricarica, il danno e forza. Danno e forza, il raggio d'impatto. Facciamo il raggio d'impatto di più, però danno e forza. Raggio d'impatto, vai. Prendiamo più nemici con questo attacco. Allora, incrementa la velocità di ricarica delle detonazioni biotiche. Facciamo questo. E il 75% il danno a scudi e barriere. E aumentiamo il raggio di impatto. Proprio facciamo il massimo dei danni. A questo punto gli prenderemo saccheggio, ragazzi, 1, 2, strage. E 3 con sferzata. Perfetto. Che potenzieremo tutti a livello 2, bene o male. Potenziamo gli saccheggio. Ok. Perfetto, ragazzi. La nostra Aria a livello 40 è stata potenziata. Loro sono Bel quattro volte di personaggio. più e molte nostre navi sono trasporti con armamenti limitati. Non siamo qui per vincere una battaglia spaziale, Jaral. Dobbiamo superare le loro linee. A bordo di un incrociatore di Cerberus. Ecco il nostro ospite d'onore. Possiamo cominciare. Fammi indovinare, stai pensando di infiltrarti nella flotta nemica? Esatto. Infliggeremo un colpo letale, poi le mie forze si uniranno alla festa. Bello rischioso, eh? Potrebbe finire male. L'assalto è pianificato da settimane, Shepard. Mettiti comodo e lascia fare a me. La nostra alleanza non inizia bene, Aria. L'importante è che vada a finire nel modo giusto. Bray, attraversiamo il portale.
Dia alla flotta di attendere. Ci seguiranno al mio segnale. Alla nave di comando. Incrociatore, non figurate nei piani di volo, identificatevi. Qui capitano Letz. Riconoscimento vocale Alfa Tango Zeta. Abbiamo riportato danni. Urgono riparazioni. Identità confermata, attendere autorizzazione all'approccio. Come l'hai convinto a parlare? Con le cattive. Bene, avanti così, piano. Con calma, avviciniamoci più possibile. Fuoco! Presto, flotta al portale! Siamo passati. Rotta verso la stazione. Il generale ci sta contattando. Ora ci divertiamo. Passamelo. Aria, potevi essere soltanto tu. Non ce la farai mai. Arrenditi. Con me non attacca, generale. Perché non provi a convincere il mio partner? Comandante Shepard, ho sentito grandi cose sul tuo conto. Non potrò dire altrettanto. La mia alleata non mi ha parlato molto bene di te. Non è abituata alla sconfitta. Le annebbia il giudizio. Peccato tu abbia lasciato Cerberus. Tutti compiamo errori di cui ci pentiamo, ma forse non sei ancora a quel punto. E Aria spera che la tua presenza possa spaventarmi. Ora tocca a me. Vedo che ti sei presa la briga di potenziare quella nave con una corazza Silaris. Uno spreco colossale. Ho potenziato le difese esterne di Omega. I miei cannoni sono pronti a polverizzarvi. Sembra parlare sul serio. Sì, lo so. Perciò desisti subito, Aria. Accetto la tua sfida, Ole. Fine trasmissione. Molto bene. Tracciare la rotta programmata. Dritti contro la stazione, pronti all'impatto. Cosa? La barriera cinetica impedirà alle mie navi di atterrare. Questo incrociatore possiede dispositivi che la disattiveranno all'impatto. Non temere. Dovremmo sopravvivere allo schianto. Disattivi, sistemi in avaria! Possiamo farcela! Ragiona, Aria. Ordina l'evacuazione. Puntare le capsule verso la stazione! Forza! Tutti fuori! Non c'è tempo! Davvero potenziato le difese esterne di Omega? Direi di sì. Spero che gli altri ce l'abbiano fatta. Bene, altro obiettivo?
Il centro difensivo. Dobbiamo disattivare le difese esterne di Omega per far atterrare le mie navi. O le sbricioleranno, come hanno fatto con noi. Ho capito. Tu sei qui per questo. Assalto via terra. In battaglia darai tu gli ordini. Perché sono un po' scettico? Aria che fa un passo indietro. Devo vederlo con i miei occhi. Semplice lavoro di squadra, comandante. So dove dobbiamo andare e tu puoi condurci laggiù. Ok, andiamo. Ok, ragazzi. Sono tornato. Allora. Mettiamo veloce la conflagrazione e partiamo con le munizioni disgregatrici. Ho messo anche il mirino, come vedete. Per mirare proprio in prima persona. Oltre a darci anche una difesa grazie agli scudi laterali, questo, come si chiama, questo fucile N7. Ok, altra esperienza. L'uscita principale è distrutta. Abbassa la porta blindata con i comandi. Qui vediamo se abbiamo qualcosa a terra, altri medici, altra esperienza extra. Siete tutti interi? Più o meno. Resistiamo alla flotta di Cerberus, ma il problema sono le difese di Omega. Abbi cura delle mie navi, Jarl. Non devi fare altro. Dobbiamo raggiungere il centro difensivo. Sto arrivando. Dato. Perfetto, allora andiamo ad aggiungere il centro difensivo. Cosa abbiamo qua? Degli attrezzi, 3000 crediti, canna ad alta velocità per il fucile d'assalto, ottimo. Di là abbiamo qualcosa, no, è un elevatore chiuso, ma magari ci sarà qualcosa da raccogliere qua dietro. Non mi stupirei se ci avessero messo qualcosa, ma così non è, ragazzi. Quindi siamo scesi su Omega, abbiamo dichiarato guerra a Cerberus e al comandante Cerberus che ha preso Omega appunto in ostaggio. Quindi Aria rivuole Omega. Squadra da sbarco, rapporto. Ray, mi ricevi? Affermativo, ma sono rimaste solo 6 capsule. Ingressi multipli. Raduna tutti e dirigetevi all'hangar di ritrovo. Preparatevi all'atterraggio delle nostre navi. Guardiamoci bene in giro qua. Muoviamoci, altrimenti della mia flotta resteranno solo rottami. Vediamo se c'è qualcosa da raccogliere. Allora, si può passare di qua? Sono qui, all'attacco. Si poteva uscire anche dall'altro lato? Grande Aria, vai, mostraci un po' i tuoi poteri, Aria. Ragazzi, insomma, allora, guardiamoci se
giro. I cannoni devono essere fermati. Allora, forze dell'ordine confermano cessazione disordini nel distretto 5. Conteggio abitanti sopravvissuti completato. Unità Rampart, lasciate sul posto per evitare ulteriori violazioni della sicurezza. Ok. Questo è il generatore di scudi. Che li usano quelli di Cerberus. Da questa parte. Ok, sì, io mi sto guardando in giro per non lasciare indietro nulla. Insomma, che troviamo delle altre armi o potenziamenti particolari. Anche se noi abbiamo il nostro fucile definitivo, ragazzi, questo qua. La prossima zona deve essere ripressurizzata. Procedo. Qua cosa abbiamo? Stazione. Fermiamoli. Visto uno cadere dall'altro lato. Crepa! Ok, ti vedo. Finalmente posso sfogarmi. Altri. Aria. La ripressurizzazione completata. Accesso accordato. Problema risolto. Beh, se lo dici tu. Andiamo avanti di qua. Una delle capsule. Siamo stati fortunati. Avanti. Ormai siamo al centro difensivo. Resistete! Vediamo qua. Bypass. Ok. Allora, facciamo saltare gli scudi, ragazzi. Qua abbiamo altra esperienza. Aia, c'è bisogno. Mannaggia. Che male che fa con quell'attacco lì. Siamo anche passati di livello, ragazzi. Via libera, ai comandi, presto. Allora, signori, prima cosa squadra. Il nostro Shepard può evolvere il colpo stordente. 30 in più di nemici entro. No, voglio più danno, vai. Ok, Shepard si è fermato qui. Vediamo la nostra aria. Ha guadagnato 3 punti. Io lo utilizzerei. Allora, usiamo questa, vai. Più danno. Allora, vediamo. Qua abbiamo delle munizioni, facciamo un attimo il pieno. Ed eccoci al centro comandi. Jaral, difese disattivate. Segnala alle navi superstiti di convergere al punto stabilito. Bray, rispondi. Situazione? Punto di ritrovo sicuro. Portelloni dell'hangar attivati. Presto saranno aperti. Li voglio aperti subito. Le mie navi sono in arrivo. Tenersi pronti. Cosa sarebbe questo punto di ritrovo? È la nostra meta. Un bunker che ho creato sul ponte D per le mie operazioni delicate. È impenetrabile. È provvisto di molo e hangar segreti. Alimentazione indipendente, supporto vitale, munizioni, vedrai.
Tutti al ponte D. Per lustrare e attendere nuovi ordini. Si comincia. È probabile che il generale sia al corrente dei nostri piani. Allora non c'è tempo da perdere. Occhio, Bray! Avrete compagnia. Fantastico. Allora, ragazzi, dobbiamo raggiungere il punto di ritrovo. Non credo che a questo punto del nostro DLC succeda qualcosa, quindi possiamo tirare un attimo un sospiro di sollievo, se così possiamo chiamarlo. Io vi chiedo, ragazzi, se vi è piaciuto questo episodio, mi raccomando, lasciate il pollicione su, il solito like che aiuta una cifra al canale, ma soprattutto, ragazzi, iscrivetevi ed attivate la campanella per sapere quando pubblicherò il terzo episodio del DLC Omega, appunto. Noi ci vediamo come sempre alla prossima, grazie a tutti di aver visto questo episodio della mia run di Mass Effect 3 e un caro saluto a tutti voi. Ciao ciao!